Ci sono dei personaggi, non molti purtroppo, che lottano contro questo sistema. E tu chiami questi personaggi i giusti. Cosa significa, Giorgio, se puoi darne una sfaccettatura magari diversificata, servire i giusti? I giusti sono tutte quelle persone che nelle loro funzioni di Stato o religiose o nell'ambito medico o nell'ordine pubblico o nella filosofia, sono quelle persone che danno un'indicazione alla società per vivere nella giustizia, nella libertà, nella fratellanza e nell'uguaglianza. Guarda caso, erano il comandamento di Cagliostro. Quindi Certo. tutte le persone, in questo caso, visto che io faccio antimafia, sono il direttore di un giornale che io reputo nella magistratura, nella politica, purtroppo pochissime, nella magistratura nemmeno tantissime, nelle forze dell'ordine, nel giornalismo, nella letteratura, nella filosofia, nell'insegnamento, nella medicina e nella religione che vedo che sono giuste, io mi metto a disposizione per poter dar loro una mano. D'altronde io sono un missionario cristiano. La prima regola che mi ha insegnato Cristo prima di predicare e fare il predicatore è quella di servire coloro che Dio manda. Nell'ambito teologico noi lo chiamiamo i profeti di Dio. Nell'ambito laico li definiamo i giusti. Quindi se tu mi chiedi, ma questa gente che tu tra giornalisti, magistrati, cioè tu come li consideri spiritualmente? Profeti di Dio, laicamente giusti. Questa tua spiegazione, Giorgio, mi richiama un passo della scrittura. Ecco, io vi manderò profeti, messaggeri giusti, e voi li perseguiterete e li ucciderete. Beh, sicuramente si riferiva a Falcone e Borsellino, senza dubbio, ma al generale della Chiesa, parlando dei nostri martiri, Peppino Impastato e Pippo Fava, insomma, posso fare un elenco che finiamo fino a domani mattina. Diciamo, Falcone e Borsellino e il generale della Chiesa rappresentano tutti, giornalisti, cittadini, bambini uccisi. Sono a quelli si riferiva, perché volevano cambiare la società, dare alla società giustizia, libertà, uguaglianza e fratellanza. Beh, questo sembra un paradosso, Giorgio, perché di fatto ci stai dicendo che in quella laicità in realtà c'è un segreto o un livello che di fatto è profetico. Assolutamente sì, ma questo lo dice un uomo di fede. Se tu parli con un giornalista laico, un magistrato laico, ti dice: io non contemplo la fede, sto facendo solo il mio dovere. La sua risposta è quella e merita rispetto, ma io che faccio il teologo spiego che questo è un disegno di Dio. D'altronde il dottore Caponnetto, guida etica di Falcone e Borsellino, oltre che il procuratore, il consigliere istruttore dell'ufficio istruzione di Palermo, che ha creato il pool antimafia, lui disse: Falcone e Borsellino sono due stelle, due profeti che Dio ci manda ogni centinaia di secoli. Gliel'ha detto un magistrato di quel livello. Io non sono niente, mi permetto di Tra l'altro di quella condividere. magistratura che era definita di sinistra, Sì, comunista. però Caponnetto era noto che era credente e quindi disse questa frase storica di Falcone e Borsellino, che erano due stelle del firmamento, due profeti di Dio, che Dio ogni 400-500 anni ci manda sulla terra. The Bon Giovanni Family, la voce degli extraterrestri. Il sito ufficiale di Giorgio Bongiovanni. Documenti, immagini e testimonianze su una delle storie più straordinarie di tutti i tempi. L'apparizione delle stimmate e le indagini medico-scientifiche. Più di 1 miliardo di persone incontrate in tutto il mondo. Filmati e interviste esclusive
sul fenomeno extraterrestre e il testo inedito della madre di tutte le profezie. Un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi, con dossier e ricerche su temi di estrema attualità. Una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo. Una risposta per chi cerca la verità.